P-O-R-A-C-C-I. Bentornati o benvenuti sul canale più pirata di YouTube. Più o meno. Oggi andremo a trattare uno degli argomenti che più ha suscitato la vostra curiosità negli ultimi mesi, ovvero i sistemi di antipirateria che sarebbero stati trovati all'interno di Mario Party DS e non solo. Vi spiegherò di cosa si tratta, se ci troviamo di fronte a una bufala o meno, e cercheremo di capire le modalità di diffusione di questo fenomeno, come al solito facendo anche una piccola ricognizione storica sui sistemi antipirateria adottati da Nintendo. Prima di iniziare vi ricordo che potete supportare il canale in vari modi, lasciando un like e iscrivendovi attivando la campanella delle notifiche, oppure seguendomi su tutti i social e, se vi sentite proprio dei real poracci, offrendomi un caffè virtuale su Ko-fi. Iniziamo! La nostra ricognizione inizia dal canale YouTube dell'utente Joy per Leone, dove il 13 ottobre 2020, quasi dal nulla, viene pubblicato un video dal titolo Mario Party DS Anti-Piracy Screen. Il video parte come un comunissimo gameplay del party game uscito nel 2007 su Nintendo DS, con la classica qualità scadente che contraddistingue i footage reperibili su YouTube di questo gioco. Il gameplay è abbastanza standard e riporta il minigioco Cherry Go Round, conosciuto in italiano come Lancio della ciliegia. Le cose però assumono ben presto una strana piega e il gioco crasha, riportando in rapida successione due messaggi d'errore. Il primo, visibile per pochissimo tempo, segnala un errore e invita l'utente a spegnere la console e distruggere la scheda di gioco. Così, una cosa da poco. Il secondo invece entra più nello specifico e recita esattamente: è stato riscontrato un software piratato. Se sei in possesso di una copia illecita di questo titolo, per favore spegni immediatamente l'alimentazione. Qui poi il gioco si blocca definitivamente e passa a una schermata inedita, che nello schermo superiore riporta a caratteri cubitali la scritta Piracy is no party e segue con: è un serio crimine piratare videogiochi. Per favore spegni il sistema e segnala immediatamente il software rubato. Per maggiori informazioni, per favore, visita il sito di Nintendo. Nello schermo inferiore invece c'è un artwork di tutti i personaggi del gioco messi dietro alle sbarre che guardano impauriti verso il giocatore e l'imperativo spegnere ora che lampeggia minaccioso. Per quanto l'immagine sia abbastanza inquietante, non si tratta di un artwork originale, visto che la stessa immagine appare nell'intro del gioco ed è quindi stata riutilizzata decontestualizzandola. A condire il tutto una colonna sonora dai toni cupi che non fa altro che appesantire la situazione. Ora è chiaro che si tratta di un'invenzione fan-made, qualcosa creato ad arte per suscitare la curiosità morbosa dello spettatore, ma che non ha nessun riscontro nella realtà, non essendo presente nel gioco originale. Per fare chiarezza, con semplicità, basta chiedersi immediatamente qual è lo scopo principale di un sistema antipirateria e la risposta è immediata: impedire all'utente di giocare, non spaventarlo a morte. Nonostante questo, il video è diventato in un certo senso virale e Joy per Leoni ha iniziato a caricare quasi con regolarità nuove declinazioni di questo concetto, creando una sorta di vero e proprio mito, un creepypasta intorno ai sistemi di antipirateria di Super Mario DS. Dopo aver caricato la versione estesa della colonna sonora della schermata Piracy is no party, Joy ha iniziato a costruire una lore intorno alla tematica, giocando sempre sugli stessi concetti. Il sistema di antipirateria non si limita semplicemente a bloccare la partita, ma offende e punisce verbalmente il giocatore, spesso maltrattando anche il suo avatar nel gioco, rappresentato sempre dallo sfortunatissimo Luigi, che addirittura viene giustiziato da Bowser con un Tomp durante gli ultimi 5 turni di una partita. E a questo punto le cose iniziano a farsi interessanti perché il creepypasta diventa virale, esattamente come era successo qualche mese prima per il concetto di Every Copy is Personalized di Super Mario 64, un gusto per l'orrore che aveva prima portato alla costruzione di una cosmologia di misteri irrisolti, ovvero l'iceberg di Super Mario 64, per poi traslare il concetto di iceberg su un'infinità di altre produzioni, sia Nintendo che non. Se da una parte gli utenti hanno quindi iniziato ad interrogarsi sulla legittimità di una fantasia del genere, arrivando a chiedere direttamente al servizio clienti Nintendo, dall'altra sono iniziate a proliferare infinite variazioni sulla stessa tematica, non più limitate al solo gioco per DS, e il principio è sempre lo stesso della Wario Apparition e dei creepypasta dedicati a Super Mario 64, andare ad interferire con i ricordi confusi dei giochi che abbiamo provato da bambini e con cui siamo cresciuti.
creando una sensazione a metà tra la familiarità e l'inadeguatezza, tra la nostra memoria e queste varianti da incubo. Insomma, ovviamente nulla di tutto questo è vero, ma allo stesso tempo è estremamente affascinante. In realtà i sistemi di protezione antipirateria, pur non avendo mai raggiunto i livelli apparsi nel video di Joy Perleoni, nel corso degli anni si sono evoluti parecchio e spesso hanno presentato delle soluzioni molto creative per impedire agli utenti di utilizzare copie illegali dei giochi. Ai tempi del Super Nintendo, se il sistema si accorgeva della presenza di software piratato, semplicemente crashava, riportando un messaggio di errore e solo in alcuni casi, come in Donkey Kong Country 2 e 3, presentava degli artwork dedicati. Il DS però fu una console traviata dalla pirateria, data la facilità di utilizzo delle card R4, che permettevano la riproduzione di ROM senza troppi sforzi, e quindi gli sviluppatori molto spesso si ingegnavano per trovare delle soluzioni creative al problema del software piratato. La sfida era quella di non far capire che il sistema aveva individuato l'inganno, e piuttosto che bloccare immediatamente la partita, molto spesso i giochi continuavano con delle piccole variazioni che però rendevano impossibile il completamento del gioco. La portatile Nintendo è famosa per ospitare diversi software con delle misure antipirateria piuttosto creative. Ad esempio, giocando ad una copia piratata di Zelda Spirit Tracks, si poteva incorrere in una protezione che rimuoveva qualsiasi tipo di controllo già dalla prima sessione alla guida del treno, rendendo impossibile il proseguimento all'interno dell'avventura. Final Fantasy, Crystal Chronicles, Rings of Fates era molto meno subdolo e dopo circa la prima mezz'ora di gioco ringraziava il giocatore con un bel "Thank you for playing", riportandolo alla schermata iniziale e cancellando il file di salvataggio. Nel secondo episodio di Ace Attorney Investigation 2, mai uscito dal Giappone, le misure antipirateria cambiavano il testo dell'avventura grafica in un linguaggio inventato di sana pianta presente nel mondo di gioco, rendendo così impossibile la comprensione del testo, che in un'avventura grafica è un problema non da poco. E gli esempi potrebbero continuare all'infinito, come Bowser's Inside Story, che si bloccava durante la selezione del salvataggio, o Chrono Trigger, che rimaneva bloccato in un loop infinito durante i viaggi nel tempo. Quindi mi dispiace fare ancora una volta la mazza festa, ma per quanto riguarda Mario Party DS e tutti gli anti-piracy screen che sono arrivati in seguito, beh, si tratta di creepypasta inventati di sana pianta. Divertenti, per molti affascinanti, ma che non hanno nessun appiglio con la realtà. Ma come abbiamo visto, di sistemi antipirateria se ne potrebbe parlare per ore e ore, e nella storia dei videogiochi ci sono tantissimi esempi che meriterebbe ricordare. Fatemi sapere nei commenti se questo argomento vi interessa o se ci sono altri esempi in cui siete incappati anche voi nella vostra storia da gamer. Come al solito vi invito a supportare il canale nel modo che preferite, lasciando un like o iscrivendovi attivando la campanella delle notifiche oppure seguendomi su tutti i social. E se vi sentite proprio dei real poracci, beh, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Anti, Michele Piracy, ciao! Arr!